Oggi siamo in compagnia di un bel progetto, il progetto Serena Onlus, che si occupa prevalentemente di bambini che hanno a che fare naturalmente con una malattia che è molto importante, che è il diabete. Siamo in compagnia della presidente dell'associazione Serena Onlus, in questo caso qui la presidente Selena Astigiano, che ci racconterà velocemente naturalmente quello che è in sintesi il progetto, che riguarda soprattutto i bambini, ma non soltanto i bambini, anche dei cani che danno aiuto a questi bambini. Allora, noi siamo nati nel 2013 a Verona per richiesta di una signora diabetica che aveva sentito parlare di cani allerta nel diabete in America, e ci ha chiesto se ci sentivamo in grado di preparare un cane allerta. Ovviamente noi come novità non eravamo molto convinti e abbiamo fatto un anno sperimentale con i nostri cani, quindi cani di non diabetici. Funzionato la sperimentazione, abbiamo dato il via al primo cane, che è il cane Red di Anna Buturini, proprio la signora che ci ha contattato, e da lì siamo partiti ad oggi ad avere 100 cani in percorso. Progetto Serena tiene il nome di Serena perché è stato dedicato alla figlia di mio marito, che purtroppo è deceduta, e quindi abbiamo voluto dedicare questo progetto a lei perché era molto amante degli animali e anche lei era volontaria, quindi abbiamo dedotto che era giusto fare così. Non è morta per diabete, è morta per cause naturali, però insomma ci è sembrato giusto farlo. Questo connubio che porta, diciamo, insieme accompagnare i bambini dai cani, naturalmente serve naturalmente tanto anche lo spirito del gioco, che riguarda quello che è la compagnia e l'affetto dell'amico a quattro zampe, ma è davvero utile e funzionale perché i cani hanno, naturalmente questo è lo scopo del progetto, hanno un fiuto particolare per quello che riguarda anche i picchi o i cali glicemici. Allora, noi inizialmente iniziamo a lavorare con il gioco, quindi il cane non è addestramento il nostro, noi lavoriamo proprio basato sul gioco e la relazione che c'è tra il proprietario e il cane. Quando c'è una bella relazione tutto è più semplice, quindi giocando, facendo conoscere l'odore della glicemia non corretta tra un valore dei 70 e gli 80, arriviamo ad avere un percorso che il cane segnala in anticipo sia le crisi ipoglicemiche che le iperglicemiche. In anticipo parliamo di un quarto d'ora, 20 minuti prima che questo accada. Quindi è un buon aiuto sia per i genitori, soprattutto per le notturne, perché i bimbi, i genitori tutte le notti si devono alzare due o tre volte per controllare la glicemia, ma anche per gli adulti stessi, perché comunque anche per loro mentre dormono non c'è chi li va a controllare, e quindi è ottimo che il cane segnali e svegli l'adulto per potersi correggere nel caso la glicemia non fosse corretta. Lei parlava prima di sperimentazione magari non a livello italiano ma a livello internazionale, soprattutto in America, negli Stati Uniti d'America. Queste sperimentazioni vanno avanti da molti anni. Naturalmente questo ha portato avanti un lavoro che ha mostrato delle evidenze anche di carattere scientifico. Allora, dirò che noi stiamo partendo, abbiamo avuto l'ok a febbraio, stiamo partendo con l'Università e l'Ospedale di Verona per proprio la sperimentazione scientifica con 100 diabetici senza cane e 100 con il cane, per arrivare ad avere la certificazione medica proprio per cane allerta, quindi cane d'assistenza. Siamo in compagnia della delegata dell'Associazione Giovani Diabetici, Chiara Ceto, che naturalmente è qui a Grosseto per testimoniare quello che è l'iniziativa dell'Associazione Serena Onlus per quello che riguarda un progetto nazionale, ma qui a Grosseto porta l'esperienza di decine di famiglie, di decine di casi, e quello che riguarda naturalmente una questione che è molto delicata, il diabete mellito di tipo 1. Sì, l'associazione nasce nel 1979 a Grosseto dalla volontà di Romano Bernabò di aiutare e sostenere i bambini che comunque hanno un esordio di diabete di tipo 1. Infatti l'iniziativa di oggi è in special modo dedicata proprio al diffondere la conoscenza del diabete di mellito di tipo 1, che colpisce ragazzi e bambini, a differenza di quello che diciamo è il diabete mellito di tipo 2. La volontà dell'associazione è quella appunto anche di dare attraverso il progetto Serena uno strumento ulteriore di conoscenza, uno strumento attraverso il cane che riesce attraverso il suo fiuto evitare crisi diabetiche ai bambini o comunque al padrone.
Oggi, parlando naturalmente di Amici a quattro zampe, avremo la possibilità di conoscere Olaf, che per certi versi è il testimonial di questo progetto, almeno per quello che riguarda naturalmente la campagna odierna. Sì, Olaf è venuto qui insieme alla sua padrona Elena a testimoniare il grande progetto che appunto il progetto Serena Onlus, che opera ormai appunto in tutte le regioni italiane. Olaf, cos'ha di particolare? Potremmo dire da questo punto di vista che in realtà la sua particolarità è quella di essere quasi un comune amico a quattro zampe, perché in realtà non è un cane di razza, lo presentiamo come un meticcio. Questo modo per dire che naturalmente tutti quanti i cani, al di là di quello che può essere il pedigree, possono davvero essere amici di questi bambini. Sì, assolutamente, il progetto Serena Onlus è rivolto a tutti i tipi di cani e poi come vedremo successivamente ci spiegheranno bene che le qualità e le tipologie appunto di cani che possono insomma aiutarci per questo scopo. Al di là naturalmente di quello che è il fiuto eccezionale di questi cani, quanto è importante la compagnia magari di cui possono soffrire i bambini di questi amici a quattro zampe in maniera continuativa, anche per non sentirsi probabilmente soli in quello che è comunque un aspetto molto delicato legato alla malattia? Sì, lo scopo di questa iniziativa è anche proprio dare il messaggio che un amico a quattro zampe non è solo gioia per il padrone, ma appunto uno strumento ulteriore che aiuta un po' al bambino che ha questa malattia cronica a battere i muri di quelli che poi possono essere creati dalla malattia stessa.